Buonasera, è con piacere che vi do il benvenuto, soprattutto perché siete così numerosi a questa seconda serata del mese dantesco di quest'anno, 12ª edizione. Pensate quante persone si sono avvicendate in queste serate, così in questo clima primaverile che consente anche di ogni tanto pensare a cose un pochino più legate alla cultura e che ci fanno un po' uscire dal nostro quotidiano vivere, sempre preso di tante questioni, magari spesso complicate. Magari questo è un momento di, in qualche modo, evasione, che però aiuta a pensare. È con piacere che do il benvenuto anche a Sua Eccellenza Cervoni, che è il nuovo, non proprio nuovissimo, ma nuovo ambasciatore d'Italia qui a San Marino. E sapete che la nostra associazione ha proprio il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia e della Segreteria alla Cultura, e l'ambasciatore pro tempore e il segretario pro tempore sono soci onorari della nostra associazione. E questa sera si parlerà di Virgilio, si parlerà la lunga sera di Virgilio, il poeta nella selva a colloquio con l'angelo. Sarà una cosa molto originale, fatta apposta per questa serata. Sarà introdotta dalla professoressa Valeria Martini, che ringraziamo perché è sempre stata vicina alla nostra associazione, tante volte ha collaborato con noi. E soprattutto ci sono due giovani ragazzi, Cristiano Pezzi, che studia all'Università di Bologna, e Giovanni Zonzini, studente del nostro liceo, giornalisti appassionati di teatro. E vedrete che sorpresa ci sarà quando li avrete potuti ascoltare. È bellissimo avere questi giovani che si occupano di questi aspetti della vita che normalmente si pensa legati a un mondo di persone un po' anziane che studiano sui libri, che quindi lasciano la cultura in un mondo un po' paludato e polveroso. Invece vedere i giovani che si occupano di questi aspetti fa molto sperare per, no, il futuro anche di questa Repubblica. Io devo ringraziare la società Unione Mutuo Soccorso, che come tradizione finanzia l'iniziativa. Devo ringraziare Michele Ghiotti, che è stato il gancio che ha organizzato questa serata, e lo ringrazio ovviamente anche per i comunicati stampa che vedete periodicamente parlare di noi sulle testate giornalistiche sammarinesi. Direi di chiuderla qui perché io sono noioso, invece loro non lo saranno, per cui buona serata e vi do comunque appuntamento a giovedì prossimo, perché Teodoro Farcellini, l'avrete visto nelle edicole, ha cercato nel nostro piccolo di Montanari in qualche modo di imitare il divino poeta facendo un componimento che è La vita di San Marino in versi, in terzine. L'avrete visto, è uscito nelle edicole nel periodo di Natale, qualcuno di voi l'avrà visto, e se ne parlerà giovedì prossimo. Grazie ancora a tutti voi, buona serata. Grazie Presidente e grazie a tutti per essere qui a questa serata che è dedicata a Virgilio. Virgilio di Dante è nostro, non è solo uno dei personaggi più amati del poema, ma è una figura indispensabile nella Divina Commedia. La Divina Commedia senza Virgilio non sarebbe più la stessa opera, sarebbe qualcos'altro, forse un'opera altrettanto grande e importante, ma non sarebbe la Divina Commedia. Virgilio in effetti è, dopo il protagonista, il personaggio che è presente nel maggior numero di canti, è il più longevo personaggio della Divina Commedia. Infatti entra in scena subito, come sappiamo, nel primo canto, quando soccorre Dante nella selva oscura, e resta costantemente a fianco di Dante come guida e come mentore fino
all'arrivo di Beatrice nella selva del paradiso terrestre, e la sua uscita di scena si registra nel canto 30° del Purgatorio. E da quella prima selva, la selva oscura, fino a quest'altra selva, la selva dell'Eden, del paradiso terrestre, Virgilio e Dante procedono sempre insieme. E le sue ultime parole nel poema risuonano nel canto 27° del Purgatorio. Sono parole alte, solenni, con le quali Virgilio consacra Dante signore e padrone di se stesso. Dante ormai ha acquisito la libertà, quella libertà morale che andava cercando e che gli permetterà poi di esercitare il libero arbitrio, che è il dono più grande che Dio ha fatto all'uomo, e per Dante è la prerogativa fondamentale dell'essere umano. E per conquistare questa libertà l'aiuto di Virgilio è stato determinante. Virgilio ripercorre il percorso fatto insieme a Dante e poi conclude con queste parole: libero, dritto e sano è il tuo, arbitrio, onde io te sovra te corono e mitrio. Dante non lo sa, il Dante personaggio non lo sa, ma queste parole sono anche il commiato che il suo maestro gli sta dedicando, perché ormai sta per uscire di scena. L'ultima scena che vede Virgilio, personaggio della Divina Commedia, è nel canto 29°. E Dante ammira i 7 candelabri luminosissimi che sono l'avanguardia della processione solenne che sta per iniziare, al culmine della quale arriverà Beatrice. E Dante prova un senso di meraviglia e vuole comunicarlo subito a Virgilio. E si rivolge a lui e dice: io mi rivolsi d'ammirazione pieno al buon Virgilio, ed esso mi rispose con vista carca di stupor non meno. È una piccola scena, è appena una terzina, che contiene l'ultimo scambio di sguardi tra Dante e Virgilio, i quali condividono qui lo stesso sentimento, lo stesso stupore di fronte a quello che accade. E è come se ognuno vedesse riflesso sul volto dell'altro il suo stesso sentimento. C'è una profonda comprensione, c'è un legame intimo tra i due poeti, e questo sguardo che si scambiano mostra proprio questo legame tra due personaggi che sono lontani nel tempo, ma estremamente vicini in questo sodalizio letterario che non ha eguali, perché almeno io non ne conosco altri nella letteratura di rapporti come questo tra due poeti lontani nel tempo e così uniti. Leggendo il poema, infatti, vedendo questo rapporto così profondo, così vitale tra due personaggi, ci dimentichiamo di un fatto, cioè che tra Virgilio e Dante passa un abisso. È un'amicizia nata tra un antico poeta pagano vissuto nell'età di Augusto e un poeta cristiano medievale vissuto più di 1000 anni dopo. Eppure questa distanza noi non la sentiamo. E come mai questo sodalizio è stato possibile? Come è riuscito Dante a creare questo rapporto? In primo luogo è reso possibile dalla tendenza della cultura medievale ad attualizzare il mondo antico, opere, personaggi dell'antichità, e a reinterpretarli secondo la propria visione, secondo la propria mentalità. Virgilio è forse l'esempio più famoso di questa capacità, no, del Medioevo di reinterpretare, di rivivere in chiave cristiana le opere dell'antichità. E in effetti Dante non percepiva lo iato culturale tra sé e Virgilio. Non vi era una frattura per Dante tra il suo mondo e quello virgiliano. Anzi, Dante si poneva nei confronti di Virgilio in un rapporto di continuità. Dante non sapeva di vivere nel Medioevo, perché il concetto di Medioevo è stato elaborato soltanto in seguito. E questo quindi ha permesso a Dante di creare questo sodalizio. Poi si aggiungono altri fattori. In primis la poesia. Entrambi sono due grandi poeti che hanno consacrato se stessi alla poesia, ed è proprio in nome anche di questo comune amore e consacrazione alla poesia che i due sono insieme.
Dopotutto, se Dante ha scelto per essere salvato nella selva oscura, ha scelto un poeta pagano e non un santo, un monaco, un'altra figura del mondo cristiano, è perché forse vuole dirci che la poesia ci salva, che la poesia ha un valore salvifico, forse non sufficiente, ma comunque la poesia può salvarci, può illuminare la nostra vita. E quindi Dante ha voluto un poeta accanto a sé. E quale poeta? E poi c'è un altro aspetto, secondo me, che consente a Dante la creazione di questo bellissimo rapporto che nel corso dell'opera crea con Virgilio. E c'è la sua capacità stupefacente di penetrare a fondo l'essenza, il carattere di un personaggio e il carattere di un uomo proprio nella sua peculiarità, nella sua unicità, e di rendere questo carattere nelle terzine, nei versi. E questa capacità che ha Dante, che rende unici i suoi personaggi, perché è vero, i suoi personaggi possono essere simboli di qualcosa, allegorie di qualcosa, ma sono anche e in primis se stessi. Quindi ha questa capacità, secondo me, unica di rendere la personalità di ciascuno, dei singoli. E questa capacità ha permesso a Dante di far rivivere nelle sue terzine quell'uomo che è stato Virgilio, che è Virgilio e che a questo punto sarà eternamente Virgilio. Ma arriviamo al canto trentesimo. Canto trentesimo, vediamo il culmine di questa solenne processione molto medievale, molto allegorica, e arriva Beatrice velata. Dante ancora non ne distingue il volto perché appunto è coperta da un velo, però sente che è lei, si accorge che lei è sopraffatto dall'emozione. D'antico amor sentì la gran potenza. Sopraffatto da questa emozione, cosa fa? Si volta verso Virgilio, con un moto proprio spontaneo, naturale, cerca il suo maestro, ha bisogno di comunicare con lui anche questa emozione, come aveva fatto nel canto precedente e altre volte nel poema. Si volta verso Virgilio come fa un bambino che cerca la mamma, usa proprio questa similitudine, un bambino che cerca la mamma quando ha paura o quando è turbato da qualcosa, e vuole dirgli ciò che sente. E per dirgli ciò che sente, quali parole usa o vorrebbe usare? Le stesse parole di Virgilio, cioè le parole che la Didone virgiliana aveva usato per confidare alla sorella Anna che aveva sentito rinascere in sé un sentimento antico che credeva di aver sopito per sempre, cioè l'amore per un uomo. E Dante la racconta così, dice: «Volsimi alla sinistra, col respitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi di sé. Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio, a cui per mia salute diemi. Ma Virgilio ci aveva lasciati privi di sé. Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio, a cui mi affidai per la mia salvezza». Si accorge che Virgilio non c'è più e scoppia a piangere. Queste parole esprimono tutto il rimpianto di Dante per colui che lo aveva salvato e che adesso non è più al suo fianco. Ed è rimpianto per un padre amoroso, il cui nome viene invocato tre volte, così come era stato invocato per tre volte il nome di Euridice da Orfeo, proprio nelle Georgiche di Virgilio. Virgilio quindi è scomparso. Scompare dal poema con un tempismo perfetto, nel punto esatto in cui arriva Beatrice, che prenderà il suo posto come guida di Dante. E Virgilio se n'è andato nello stesso modo col quale era apparso, nella selva oscura, cioè in silenzio, subitaneamente e misteriosamente. In quella terzina che ho appena letto, Dante
sottolinea soprattutto il ruolo paterno di Virgilio. Virgilio, dolcissimo padre. Definire Virgilio la guida di Dante è riduttivo, perché Virgilio è stato tanto, è stato tantissimo. E è stato veramente un padre, sempre pronto a sostenere, rassicurare, incoraggiare Dante, a sgridarlo anche quando era il caso, anche se le sgridate di Virgilio sono blande a confronto della sgridata tremenda, solenne, che gli dà Beatrice proprio in questo momento, perché lui scoppia a piangere quando si accorge che Virgilio non c'è più accanto a lui, e allora Beatrice lo riprende e dice: Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che piangere ti conviene per altra spada, cioè dovrai piangere adesso per un altro dolore. Però Virgilio, insomma, aveva come un padre anche ripreso e sgridato Dante. E poi lo aveva protetto, lo ha protetto dai pericoli. Non solo lo salva nella selva oscura dalle belve, ma lo protegge poi nel corso del viaggio all'inferno, del percorso infernale. Dante è lì col suo corpo, un corpo fragile, di carne, e corre anche qualche rischio. Virgilio ne tutela l'integrità, gli fa scudo col suo corpo, ad esempio quando salgono in groppa a Gerione, cerca di proteggerlo dai malebranche, dai demoni delle malebolge. Insomma, fa tutto proprio come un padre che vuole proteggere suo figlio. E poi gli insegna come si deve comportare. E qui è bellissimo anche perché dice, qui, ecco, porta rispetto nei confronti delle varie personalità che incontra, no? Qui sta zitto, qui parlo io, ecco, qui adesso puoi domandare, qui inginocchiati, eccetera, eccetera. Quindi gli dà proprio anche tutte le regole di comportamento, così come fa un padre che insegna al figlio come deve comportarsi. Lo accudisce. C'è quella scena dolcissima in cui Virgilio pulisce il volto di Dante. Quando arrivano al purgatorio, no? Catone prescrive che Dante debba darsi una sistemata, pulirsi, purificarsi, e prima di iniziare il percorso di espiazione, di purificazione nel purgatorio. E Virgilio pulisce la faccia di Dante con le sue mani. Quindi come fa un padre che sistema, mette a posto, accudisce a un bambino. E così, e poi, ecco, direi, come padre, insomma, fa veramente tutto. E questo ruolo paterno non contrasta, ma viene completato dal ruolo di maestro che esercita Virgilio. Virgilio è il savio gentil che tutto seppe, no? È il famoso saggio. Virgilio gli spiega il mondo oltremondano, gli spiega come funzionano le cose all'inferno, e anche qualcosa sul purgatorio, anche se nel purgatorio si trova meno a suo agio, perché è una terra che lui non conosce. E comunque Virgilio chiarisce i suoi dubbi, risponde alle sue domande e gli impartisce, insomma, tutta una serie di lezioni preziose, quindi padre e maestro. Certo, il Virgilio è un personaggio di Dante, Dante crea questo personaggio, ma dentro il personaggio dantesco, dentro il Virgilio dantesco, c'è il Virgilio storico, il Virgilio reale. E il Virgilio di Dante è sempre il Virgilio poeta classico, il grande poeta maestro di stile, il maestro di stile elevato. Tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore, gli dice nel primo canto, quando sa che quello davanti a lui è Virgilio. Non solo, è l'autore dell'Eneide, libro che ha ispirato la Divina Commedia, che si può porre in qualche modo come una sorta di Eneide cristiana. È colui che ha cantato le imprese di Enea, ha celebrato questo eroe e ne ha mostrato la discesa agli inferi, costituendo un antecedente del poema dantesco. Dante scende agli inferi. È vero che Dante dice: io non Enea, io non Paolo sono, ma di fatto Dante è un nuovo Enea che assume una nuova missione, una missione diversa da quella dell'eroe antico, ma da lui sentita come altrettanto nobile e importante. Virgilio poi è colui che celebra la missione provvidenziale dell'impero di Roma,
idea che Dante riprende, fa propria e rielabora nella propria visione politica. Quindi c'è tutto questo nel Virgilio di Dante. È colui che nel Medioevo veniva ritenuto una sorta di profeta, perché così, secondo l'interpretazione cristiana delle bucoliche, aveva predetto, aveva anticipato l'avvento di Cristo, parlando di un puer, di un fanciullo, alla cui nascita si sarebbe rinnovato il mondo sarebbe tornato innocente, giusto, armonioso. E Virgilio, abbiamo detto, fonte di sapere, di sapienza, il famoso saggio. Virgilio, come spiegano tutti i commenti alla Divina Commedia, è l'incarnazione, è l'allegoria della ragione umana, della retta ragione che deve sempre guidare l'uomo nel cammino della sua vita, e per questo è sempre al fianco di Dante. E Virgilio è per Dante l'esempio più alto di dove può giungere lo spirito umano con le sue forze, senza l'aiuto della fede. Eppure non è un personaggio sovrumano, perché assomma in sé tutti questi compiti, questi valori. Però Virgilio è anche un personaggio umanissimo, umanissimo nei suoi atteggiamenti. Del resto la ragione umana ha dei limiti, e quindi Dante ci mostra anche i limiti di Virgilio. Ci mostra le sue fragilità, i suoi turbamenti, le sue incertezze, anche qualche fallimento, qualche defiance, come quando i demoni chiusi nella città di Dite gli chiudono le porte in faccia e impediscono ai due poeti di passare. Allora deve intervenire l'angelo, il messo celeste, per far spalancare queste porte, ma lì Virgilio non ci riesce. O come quando i malebranche nella bolgia dei barattieri lo ingannano, approfittandosi della sua rettitudine, della sua onestà, no? Con la loro malizia gli dicono delle bugie, insomma. Quindi conosce anche alcuni fallimenti, diciamo così, che comunque lo rendono molto, molto umano, molto vicino. E infine, ma non per ultimo, c'è quest'altro aspetto di Virgilio, è la malinconia profonda che grava su di lui come un'ombra, perché questa grande anima è destinata a rimanere nel limbo, all'inferno, non può salvarsi e quindi è relegata all'inferno. Anche il rapporto che lo lega a Dante è un rapporto che poi si arricchisce nel corso del poema di tante sfaccettature. È una presenza proprio costante, sicura, un punto di riferimento. Però quando ha esaurito il suo compito, quando, come viene spiegato anche dai commenti, la ragione umana non è più sufficiente e deve cedere il passo alla teologia, allora Virgilio scompare dalla scena e subentra Beatrice, Beatrice che è anche l'allegoria appunto della scienza divina e che può sola, solo lei può farlo, può scortare Dante, accompagnarlo nel paradiso. E Virgilio si allontana però anche perché Dante in effetti non ha più bisogno di lui, perché come gli aveva detto prima con quella solenne investitura, ormai Dante è maggiorenne, cioè ha acquisito quella sua libertà, no? E Virgilio ormai gli ha insegnato tutto quello che poteva insegnargli, perciò la sua uscita di scena è determinata anche da questo. E l'opera virgiliana rimane dentro la Divina Commedia, quindi Virgilio scompare, ma resta la poesia di Virgilio, sempre leggibile, no? In filigrana, dietro i versi di Dante. Quindi la poesia virgiliana resta sempre dentro la Divina Commedia, ma il personaggio invece non c'è più. Non ce n'è più bisogno, perché nell'economia del poema Virgilio ha esaurito il suo ruolo. Allora, arrivati a questo punto, dovremmo chiuderla qui, no? E invece no, perché abbiamo seguito fin qui Dante e adesso subentra il lettore. Il lettore che legge la Divina Commedia.
non con distacco ma con partecipazione, immedesimandosi anche, lasciandosi come dire, coinvolgere emotivamente. O quando dico il lettore, non dico un lettore, dico una modalità di lettura, perché questo libro può essere letto in maniera critica, analitica, colta, approfondita, distaccata, ma può essere anche letto, e le due modalità possono convivere nella stessa persona, nello stesso lettore, può essere letto anche con una profonda partecipazione e con l'ingenuità, no? Di chi si lascia coinvolgere dalla storia. Ecco, io sto parlando di questa modalità di lettura adesso, del lettore ingenuo e appassionato. Il lettore ingenuo e appassionato è affezionato giustamente a questo personaggio e prova dispiacere alla sua dipartita. E allora si può chiedere che cosa succede? A questo punto Virgilio si è allontanato, ma dove va? Cosa fa? Cosa succede a Virgilio? Come prosegue la vicenda di Virgilio? Noi sappiamo bene come prosegue il cammino di Dante, ma che cosa succede a Virgilio dopo aver lasciato Dante nella selva del paradiso terrestre? Il lettore non lo sa e Dante non ce lo racconta. Dante non lo racconta. Lui ha portato il suo personaggio fino lì. Sto parlando del Dante poeta. Il Dante personaggio è stato portato da Virgilio, ma il Dante poeta viceversa ha portato Virgilio, l'ha fatto uscire dal limbo, l'ha portato con sé per tutto l'inferno e per tutto il purgatorio e l'ha condotto fino al punto più alto in cui il personaggio poteva arrivare, cioè nella selva dell'Eden. Gli ha mostrato questo luogo meraviglioso in cui l'umanità è stata innocente e felice. Perché i poeti antichi, quel luogo, dice Dante, l'avevano sognato, l'avevano immaginato e ne avevano parlato col mito dell'età dell'oro. Ma non può condurlo più in là di lì, non può portarlo più in là perché non può andare in paradiso, perché gli manca la fede e non per sua colpa ma perché è nato prima. Ma noi forse possiamo fare qualcosa per lui. Ecco, il lettore appassionato e ingenuo forse può fare qualcosa per lui. Possiamo provare a integrare noi la sua storia riempiendo con la nostra immaginazione questa lacuna narrativa lasciata da Dante. Dante ci consente queste libertà perché lascia ogni tanto qua e là qualche lacuna, non ci racconta tutto. E qualche lacuna che quindi la fantasia del lettore può provare a riempire. Nel caso di Virgilio sembra dare per scontato che Virgilio ritorni nel limbo, non ce lo dice esplicitamente, c'è solo quell'allusione letteraria che coglie un lettore colto, no? Un lettore esercitato, in quella triplice invocazione del suo nome, no? Come Orfeo che aveva richiamato Euridice dall'Ade, così Dante ha richiamato Virgilio dal limbo, e come Orfeo rimpiange ripetendo tre volte il nome di Euridice quando lei torna indietro, così sarà capitato anche a Virgilio. Però questa è un'allusione appunto che non dice esplicitamente qual è il destino di Dante. Proviamo a non darlo per scontato, a non dare per scontato nulla. Io credo che Dante non abbia voluto condizionare la sorte futura del suo personaggio, lasciando aperta la possibilità di un diverso destino per lui. Allora dico, proviamo noi a integrare questa parte del racconto, sviluppiamo una storia collaterale, un appendice alla Divina Commedia. Le ipotesi sono due: o Virgilio ritorna al limbo o Virgilio invece non ritorna nel limbo. Anche accettando la prima malinconica prospettiva, possiamo comunque sbizzarrirci e immaginare tante cose. Non è detto che rientri in sede subito, no? Potremmo pensare a un Virgilio che rientra nel limbo ma prendendola un po'
alla larga, attraverso un tragitto, un itinerario differente, potrebbe visitare altri luoghi del mondo o dell'oltremondo non visti durante il viaggio d'andata. Potremmo pensare a un Virgilio come testimone o attore in nuove situazioni, impegnato in un'altra missione, oppure in avventure, in incontri, in colloqui. Quindi potremmo immaginare tutte queste cose. E se poi pensiamo, e possiamo legittimamente farlo, che Virgilio non rientri nel limbo, allora possiamo spaziare ancora di più e in modo ancora più soddisfacente possiamo destinare a Virgilio una sorte migliore. E in un caso e nell'altro possiamo cercare di immedesimarci in lui, di metterci nei suoi panni, provare a leggere nel suo animo, nel suo cuore, e cercare di capire che cosa provava. E questo è quello che ho cercato di fare io. Innanzitutto ho desiderato che Virgilio parlasse, che fosse lui a rievocare l'esperienza vissuta a fianco di Dante, raccontando che cosa tale esperienza ha significato per lui, perché che cosa ha significato per Dante? Lo sappiamo bene, Dante lo dice, lo racconta, ma noi non sappiamo il personaggio di Virgilio, come può aver vissuto, aver sentito questa esperienza, che cosa questa esperienza può aver lasciato in lui. E mentre il mio Virgilio ripercorreva il suo cammino e raccontava anche quali sentimenti si agitavano nel suo cuore, con parole che spero siano all'altezza dei sentimenti che credo egli abbia provato, mentre lui rievocava la sua avventura, ha cominciato ad apparire nella mia mente in modo sempre più chiaro, naturale, quasi inevitabile, un esito, una conclusione, un approdo per la sua vicenda, che è quello che poi ascolterete e che spero sarebbe piaciuto anche a Dante. A me è piaciuto, spero naturalmente che piacerà anche a voi. Però è solo una delle possibili continuazioni di questa storia, una storia che non finirà mai, perché finché ci saranno lettori che leggeranno questo libro, non solo per capire ciò che dice, cosa fondamentale, la prima cosa, no? Voglio capire cosa mi dice questo libro, ma anche cercare di immaginare quello che è scritto, quello che non è scritto. Vi dicevo che Dante ha lasciato non ha raccontato tutto, e ha lasciato degli spazi vuoti da riempire. Per esempio, questa la lancio perché può darsi che ci sia qualcuno che magari voglia provare a integrare la Divina Commedia riempiendo questi spazi vuoti, queste lacune narrative che volutamente Dante lascia. Tra la fine del primo canto e l'inizio del secondo c'è un salto cronologico, perché il primo canto termina che è mattina, il sol montava in su con quelle stelle, eccetera, eccetera. E il canto secondo incomincia che scende la sera. Lo giorno se n'andava e l'aer bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, eccetera, eccetera. E passa un'intera giornata. Passa un'intera giornata di cui noi lettori, non sappiamo nulla. Perché Dante non lo racconta. Cosa hanno fatto Dante e Virgilio per tutta quella giornata? E soprattutto, che cosa si sono detti? Cioè, la mia curiosità è su questo. Che discorsi sono passati tra questi due poeti che si sono conosciuti, che si sono incontrati da poco? E questa è una di quegli esempi di lacune, no? Nella Divina Commedia. E perché è una grande storia, vorremmo che non finisse mai, ne vorremmo sempre ancora, anche una storia così perfetta come questa, però ne vorremmo sempre di più. E vorrei citare un'ultima cosa, poi lascio la parola a questi ragazzi che stanno aspettando, li voglio intanto ringraziare, Cristiano Pezzi e Giovanni Zonzini, che leggeranno il testo per voi. Ah, uno di loro farà Virgilio e un altro ragazzo interpreterà due ruoli, farà una sorta di coro rappresentato dalle anime del limbo e poi interpreterà la parte di un angelo. E ringrazio anche Francesco che si è offerto per aiutarci tecnicamente, anche se dal punto di vista tecnico abbiamo un po' di problemi, quindi non so se tutto funzionerà bene da quel punto di vista.
Comunque concludo citando quello che ha scritto un mio alunno a proposito del fatto che non ne abbiamo mai abbastanza, che vorremmo sempre continuare queste storie. In un tema che avevo assegnato a conclusione della lettura della Divina Commedia, un tema sul canto 33esimo del Paradiso, il 100esimo della Divina Commedia. Allora questo ragazzo di quinta scientifico ha scritto che certamente l'ultimo canto è un canto bellissimo che chiude con la visione di Dio, chiude degnamente tutto il percorso di Dante, ma sarebbe stato perfetto se il poeta avesse anche descritto il suo ritorno alla realtà quotidiana. Come dell'Odissea, no? C'è il viaggio di Ulisse e poi c'è il ritorno a Itaca, no? E quindi dopo che Dante rientra, ma continua, non basta, c'è un'altra cosa che per me è bellissima, dice: e gli ultimi momenti prima della morte e del ricongiungimento con ciò di cui aveva fatto esperienza. Qui addirittura il desiderio di sapere va oltre l'opera e si addentra nella vita di Dante Alighieri, nel mistero della visione e nel mistero della morte terrena o del destino ultraterreno di Dante Alighieri. E qui qualcuno potrebbe cimentarsi con questo tema che è affascinante, è molto bello e arduo. Non erano da ciò le proprie penne, mi verrebbe da dire. Quello che ho fatto io è riprendere il personaggio di Virgilio, perché tanto grande era l'affetto per questo personaggio che non mi rassegnavo all'idea di averlo perduto. E quindi adesso lascio la parola a questi bravi ragazzi che lo leggeranno per noi, e sperando che il mio racconto vi piaccia. Se non dovesse succedere, comunque, potete sempre immaginare voi una vostra versione dei fatti e raccontare come secondo voi sarebbe potuta andare. Sarebbe anche interessante poi confrontarci e vedere che cosa avete immaginato. Grazie e buon ascolto. Era scuro, ispido, tutto angoli, scabro come granito. La barba di quella lunga notte e di altre notti insonni gli anneriva il mento, ma gli occhi con cui mi guardò lì nella selva erano quelli di un bambino. Non mi aveva ancora rivolto la parola e già ero pronto ad amarlo. Io, che nella mia vita terrena non avevo avuto figli, mi ritrovai padre in un istante. E quale paternità m'affibbiava? Ero un uomo ombroso, complicato, superbo, schiacciato dai suoi errori e dalle sue colpe. Aveva paura, lo accolsi, non soltanto perché aveva già promesso alla donna celeste che avrei fatto del mio meglio per salvarlo, l'accettai come figlio per via di quel bambino che tremava nei suoi occhi. Si affidò a me senza sapere chi fossi, che cosa fossi. Quando sentii che invocava la pietà di un'ombra, tutto il mio essere ormai riarso e freddo, si risvegliò. Fino a quel momento avevo pensato di essere concluso. La morte terrena mi aveva separato dal mondo, nessuna possibilità di riparare agli errori, di riabbracciare chi amavo, di perfezionare l'opera. Mi aveva spedito agli inferi, finito, fuori, una storia chiusa. E invece no, sentì lo slancio che mi dava quello sguardo, la tensione che dal suo essere si comunicava al mio, una gioia ansiosa e squillante come un mattino che spalancava le porte, dilagava nell'aria, pura luce. Io ricominciavo. Lui mi veniva incontro con l'urgenza di chi ha visto una sorgente nel deserto. Da secco com'ero, mi riempì di linfa, ero tutto inondato di desiderio, fresco e puro, di offrirmi a quell'amore, di dissetarlo. La foresta respirava attorno a noi, gli alberi mormoravano, le belve ruggivano, annusando la preda. Il sole sorgeva imbiancando le cime. Un mondo vivo,
di pericolo, di affetti, di slancio verso l'altro e verso l'alto mi avevano catturato. Non ero più nel nulla in cui stavo immoto da un'eternità. L'eternità, la squallida eternità di noi sospesi, la massa dei bambini innocenti, anime non germinate, semi rimasti chiusi nell'ombra, e noi, i grandi spiriti degli antichi, anime che erano fiorite nella luce della gloria. Avevamo camminato sulla terra lasciando un segno del nostro passaggio, ma inghiottiti dalla terra, separati dal nostro corpo, senza più sangue e respiro, fummo soffocati. Appena fui disceso sotto le ombre, niente poté consolare il tormento di non vedere più il sole, la nostalgia del giorno mi accecava. Attorno a me s'addensava la selva degli spiriti. Mi specchiai nei volti delle anime che erano relegate lì. Questi volti, così nobili e così pallidi, afflitti dal tedio, avvizziti dalla disperazione, consunti dal silenzio, immobili come statue corrose dal tempo, ma senzienti. Presi posto fra loro, diventai come loro. Che cosa sono un nome? Che cosa sono? Che cosa sono un nome che non tramonta? La memoria delle geste, le opere compiute. Fra ombre di morti, anche le parole sono morte. Le parole si nutrono della vita, hanno bisogno del sangue, dei corpi da cui vengono partorite con sudore, amore, lacrime. Nessuno di noi sente più il peso di un corpo e la leggerezza di un respiro. Ci siamo scordati il profumo della terra e il calore del sole. Un poeta, un filosofo, un artista cercano di comprendere e di rappresentare la vita. Ed è ai vivi che parlano. Un poeta ci deve credere che le parole possono cambiare qualcosa, ammansire la belva, costruire un riparo, gettare un ponte. A questo consacri la tua esistenza. Tessi trame di parole per catturare l'essenza del mondo. Almeno una goccia, catturare almeno quella goccia per donarla ad altri uomini, perché siano più umani. Quando lasci la viva, fra vivi resti con le parole che hai detto, le storie che hai raccontato. Affidi il tuo messaggio alle onde del tempo perché ti sopravviva. Quando le acque si richiudono per sempre su di te, per noi anime sospese come frutti appesi a seccare, ormai la sorgente delle parole si è prosciugata. Soltanto quando lui scese con me nel primo cerchio, soltanto allora il limbo si rianimò. Mettemmo in scena una piccola commedia a suo beneficio. Fu organizzato un comitato di ricevimento, in apparenza per salutare il mio rientro, in realtà per rendere felice lui, l'uomo vivo che era sceso a trovarci. Quale circolo di poeta si aduna per lui? E come fluiscono adesso le parole? Sentiamo ancora l'antica fiamma, il sangue che pulsa, il desiderio di dire miracolo e incanto. Per un istante siamo tornati noi stessi. E lui, il vivente che ci ascolta e parla con noi, da pari a pari, lui ci scalda con il suo fervore, ci pungola con la sua fame di sapere, ci trascina col suo entusiasmo. Poi l'incontro finì, il suo viaggio doveva proseguire. Lo accompagnai fuori, verso la discesa al secondo cerchio. Mi voltai indietro mentre uscivamo dal limbo, il circolo si era già sciolto, gli sguardi fissavano il vuoto. Tutti erano impalliditi, appassiti, sigillati, di nuovo nel silenzio. Avete mai provato lo spegnersi infinito di ogni cosa? Avete forse sperimentato il cessare definitivo di qualcosa? Oppure, perdendo i sensi o sprofondando nel sonno, avete provato l'estinguersi temporaneo di ogni cosa? Ma non avete mai conosciuto
uno spegnersi senza fine di ogni cosa, un supplizio che si avvita su se stesso ancora e ancora e ancora e non finisce mai. Non possiedi più nulla perché ti è stata tolta la speranza, ma non la nostalgia della speranza. Conservi una sbiadita memoria del passato e la coscienza di essere vissuto, ma ciò aggrava la miseria del tuo stato e daresti via ogni ricordo, compresa la memoria del tuo nome, del tuo stato, e daresti via questa memoria orribile che eternamente oscilla, che vorrebbe trovare pace e non può, vorrebbe oltrepassare i limiti e non può. Può soltanto dondolare, consumandosi fra un estremo e l'altro, per sempre, senza né mutamento né quiete. Sconti una pena senza colpa, decretata da una giustizia rigida e imperscrutabile. Eppure mi ci ero rassegnato. Ma ecco, arriva questa donna, occhi lucenti, voce angelica, una pura colata di gentilezza. La dolcezza del paradiso irraggia da lei, come il calore dal fuoco, il profumo da una rosa. Cammina danzando e divide le tenebre. Se potessi trattenerla un poco di più, perché non abbandoni troppo in fretta la nostra landa desolata, giacala il silenzio che fai con le sue parole, l'oscurità che si chiude sul vuoto da lei lasciato. Bellezza di luce, fiaccola d'amore, non lasciare questo triste cerchio delle anime sospese. Donna celeste, non te ne andare. Ma questa donna luminosa non se ne va senza deporre nelle mie mani una scintilla. Mi affido una missione, ho un compito da svolgere, ho qualcuno di cui prendermi cura. Adesso il tempo riprende a scorrere per me. Or va, mi dice. Il tempo stringe, forse è già tardi. Va, cercalo, aiutalo. Ha bisogno di te. Soggiacere di nuovo al tempo, uscire dal tedio dell'eterno per ritrovare albe e tramonti, riscoprire notte e aurora, selva e colle, odore di belva selvaggia portata dal vento, la memoria della vita precedente che risorge intatta, non il ricordo dei fatti o delle persone, ma la memoria delle sensazioni, il freddo delle ultime ore della notte, il debole fruscio delle foglie, tutto quello che i vivi danno per scontato. Ancora non l'avevo trovato l'uomo per cui ero stato scelto, ma già avevo goduto del premio. Non avere più un corpo, ma riuscire a sentire il piacere. Poi lui apparve. Mi chiamò, abbi pietà di me, qualunque cosa tu sia. Rispose all'invocazione, non so come. La piena improvvisa dell'affetto spezzò il mio silenzio, ma la voce uscì a stento, si incrinò sottile e fragile come una lanima di ghiaccio. Era una voce minerale, sgranata e secca come una manciata di sale. Lui aveva intuito la profondità del silenzio da cui stavo risalendo e l'aveva squarciata gridando «miserere». Ora beveva le mie faticose parole, come se le avesse aspettate a lungo, pure lui, prefigurando il nostro incontro. Successe allora un fatto inaspettato. Io non sapevo che gli avrei risposto in quel modo, ma lui sì. Seguiva il mio discorso accennando con il capo, come se già lo avesse conosciuto in anticipo. Come i bambini, quando muovono le labbra in silenzio, ascoltando una favola udita già mille volte, di cui sanno ogni parola a memoria. Mi accorsi, mentre rivelavo le mie generalità, che le riceveva come un dono, atteso e preparato in anticipo, preparato da lui. Che stava succedendo? In quale rete ero stato preso? Lo stesso uomo in pericolo che dovevo salvare aveva predisposto il nostro incontro e orchestrato la mia presentazione, mi aveva portato lì perché gli venisse offerto. Lui, con quel suo sguardo smarrito, il suo terrore autentico, era anche il dio nascosto dietro le quinte, era il naufrago e anche il tessitore, era un poeta. Eccomi precipitato dentro una storia, pensai, catturato in una trama che altri, quest'uomo, va ordendo.
mentre terminavo la mia presentazione, non a beneficio suo, ma dei lettori futuri che quel nuovo poema stava cercando, e gli indicavo il difettoso monte, salendo il quale non avrebbe potuto salvarsi, altrimenti il poema sarebbe finito prima ancora di incominciare, pensai distintamente, lucidamente, queste parole: ti riconosco, figlio, tu sei il mio lettore, tu sei il mio simile, mio fratello. Mi ritrovai ad annunciargli il viaggio che avremmo fatto e di cui io non sapevo ancora nulla, il viaggio pianificato nella sua mente, che in quel momento si delineò anche nella mia. Dissi molto di più, profetizzai l'avvento di qualcuno che avrebbe cambiato il mondo, infin che il veltro verrà. Quando una profezia ti sale alle labbra, lo senti dal sapore che è vera. È luminosa verità che dà scacco alla disperazione. Deve avverarsi, perché nasce da un bisogno autentico che urla dentro di te. Ma la voce con cui parli non ti appartiene interamente. Viene dal Dio, scaturisce dal seno profondo in cui ribollono i sogni e le attese di mille e mille altre anime che senza di te resterebbero mute. Così era nata la mia Egloga IV, in cui davo l'annuncio di una nuova età dell'oro. Sarebbe tornata la giustizia sulla terra. Iam, redit et virgo! Raccolto in quel grido, c'era tutta la speranza che riempiva di futuro l'attimo che stavamo vivendo. Futuro di pace, di armonia, di felicità, dopo tanto male che aveva avvelenato la terra. Il sogno eterno di un'umanità innocente. Un bambino che avrebbe cambiato il mondo. Tutto questo mi tornò nella mente e sulle labbra. La mia profezia si mescolò con la sua. Poche frasi, ed ecco scoccato un arco del tempo che univa me, lui, il mondo intero nel turbinio del mutamento. Incontra una rigenerazione che avrebbe risanato la terra dalla malvagità. Sapevo che l'aveva scritta lui, per me, la profezia, ma lui, a sua volta, l'aveva ricevuta da me. Un legame più forte del sangue me lo rendeva figlio, interprete della stessa speranza, della stessa utopia. Ma le parole con cui annunciavo il veltro erano così strane e conturbanti che mi parve di pronunciarle come se davvero fossi un veggente. E che rinascita fu anche questa. Da dove venivano quei suoni, al tempo stesso familiari e arcani, quel ritmo sconosciuto in cui prendeva slancio la mia lingua, quella musica, quei vocaboli tremendi e irti, quelle rime che ondeggiavano, si accavallavano, si impennavano, si infrangevano come ondate di marea. Il poeta in me si ridestò nell'incanto di una cadenza nuova. Il ritmo con cui parlavo era barbaro al mio orecchio, ma bellissimo, inesorabile e pieno di energia. Fui di nuovo Virgilio, il poeta che era stato distrutto dalla sua opera. Mi ero sentito da giovane molle e fecondo, come la terra della mia patria padana. Mi lasciavo arare e seminare dalla vita, o dagli dèi, in fondo è la stessa cosa, per restituire il frutto con il mio lavoro d'artista. La sostanza del mio canto risaliva dal profondo del mio essere, come sbocciata da un seme piantato dentro di me, che il calore del mio corpo aveva dischiuso e fatto germogliare. Ma mentre l'opera cresceva grazie alle mie cure e generava fronde che si spandevano nell'aria e nella luce, le radici affondavano sempre più giù, si prolungavano nel buio, giù dove l'indistinto, l'oscuro e il torbido si uniscono. Foglie, radici, luce, buio. Imparai che qualcosa deve morire perché qualcos'altro possa vivere. Non avevo terminato il poema aveva terminato me. Mi ero smarrito nella mia selva oscura, il cuore si era ghiacciato, non sapevo più vedere che la speranza è nell'opera, la fiamma si era spenta. Il poema era diventato il mio alter ego e aveva risucchiato ogni energia vitale. In punto di morte chiesi che l'Eneide venisse bruciata. Più volte, accompagnando il poeta mio figlio in questo suo viaggio agli inferi, ho ringraziato nel mio cuore l'Augusto per averlo salvata, l'Eneide. Con quale diritto avevo pensato allora di poter cancellare la mia opera? Ciò che facciamo non ci appartiene, lo diamo al mondo perché il mondo cresca.
Adesso so che la distruzione del mio poema avrebbe aperto un vuoto nella storia. Io, Virgilio, sono esistito perché dopo di me altri potessero cantare con la loro voce e insieme con la mia. Quanto fosse feconda la mia idea, non lo sapevo. Stremati in una maniacale ricerca della perfezione, non sentivo più la linfa vitale che scorreva nelle sue vene. Ma lui vi si era abbeverato, se n'era nutrito, l'aveva chiamata mamma. Per lei ero stato scelto. E a quel punto provai pietà per lui. Eravamo ancora nella selva oscura e nelle fitte ombre della sera. Il suo volto s'allungava, si incupiva. Di fronte al compito che lo attendeva, cercava di raccogliere le forze, ma era attraversato dai dubbi e mi chiedeva conforto. Ancora lui non sapeva quale prezzo avrebbe dovuto pagare, ma ne aveva un presagio. Quando la vastità del disegno che aveva concepito lo faceva tremare in ogni vena e l'incertezza dei suoi giorni futuri gli ingombrava il cammino, intuiva che l'opera sarebbe stata esigente e l'avrebbe spolpato di ogni sua carne. In quei momenti oscuri della sua vita il poema era la luce, ma luce divorante come fuoco. Tu sei forte, figlio, avrei voluto dirgli, più forte di quanto lo sia stato io. Il tuo sangue scorre potente, sei avido di tutto e pronto a dare tutto, a smuovere cielo e terra, a sfidare la meschinità degli uomini e la sorte avversa, a scavare nel tuo corpo, a denudare il tuo cuore, ad arrivare all'estremo limite cui può giungere il linguaggio, a non lasciare nulla di intentato. Ne morirai anche tu alla fine, ma non prima d'aver completato il poema, nel quale vivrai per sempre. Nel quale vivremo per sempre. Il poema che mi hai restituito a me stesso e mi ha donato una nuova vita, una vita nuova, sbocciata in una selva. E ora, in quest'altra selva, mi viene tolta. Lo rassicurai, gli parlai di colei che lo attendeva, gli feci balenare il premio che avrebbe coronato la sua impresa. Novello Orfeo avrebbe varcato la soglia dell'aldilà per rivedere la donna che amava e non l'avrebbe perduta, ma riacquistata per sempre. E con lei avrebbe scalato i cieli. Gli dissi delle tre donne che si erano mosse per salvarlo. Quale luce gli accende lo sguardo al racconto della dolce catena di soccorso che si è stretta per lui. Si sente amato, voluto, desiderato. Per quanto buia sia la sua vita, l'amore delle donne lo soccorre e lo salva. Mamma, sposa, amica, figlia, il punto d'avvio della storia di ciascuno, il sorriso di una donna che ci ama. Lo vediamo per la prima volta negli occhi di nostra madre, poi per tutta la vita cerchiamo di ritrovarlo, quel sorriso, quello sguardo, di collocarci dove possiamo esserne illuminati. Per rivedere quel sorriso, per essere di nuovo guardato dagli occhi di lei, valeva la pena di sottoporsi alla duplice fatica del viaggiare e del comporre, assumendo la sfida di mettere se stesso come protagonista della storia di cui è l'autore. Io non avrei osato tanto. Davanti a noi si stagliò l'ingresso. Esitammo. Lui davanti alla terribile scrizione in caratteri oscuri. Io di fronte a un improvviso timore per me stesso, per la mia sorte. Poi me ne vergognai. Che cosa contava l'ombra di un morto di fronte al sangue e alle lacrime di un uomo vivo? Lui mi aveva tirato fuori dal limbo, mi aveva condotto nella selva. Mi aveva infuso il sapere e la profezia. Mi aveva restituito a me stesso come un uomo e come poeta. Mi aveva reso padre. Ne soffrirò, pensai, perché non mi risparmierà nulla, come non risparmierà nulla a se stesso. Prenderà ogni cosa io sarò capace di offrirgli e ne sarò deliziato e straziato. Ma poi finirà. Avrò il cuore di reggere a tutto questo. Il cuore. E allora io lo sentii. Un muoversi, un contrarsi, un dilatarsi qui nel petto. Once I hope to seek the unknown.
quel cuore che non avevo più, che aveva cominciato a pulsare nel seno di mia madre a Mantova, che si era fermato a Brindisi, che credevo di aver lasciato sepolto presso Napoli, diventato polvere, nella polvere eruttata dal vulcano, ora rigenerato, nuovo, come di carne e di sangue, veri, quel cuore, questo cuore, viveva. La scritta sulla porta diceva: lasciate ogni speranza voi che entrate. E io invece ne fui colmato. Una speranza senza nome, timida e fresca, inebriante, folle. Lo guardai. Il suo sguardo adulto e bambino che si fissò nel mio a cercare e a infondere coraggio. Il suo sguardo mi diceva: ho bisogno di te, in te ripongo la mia fiducia. E anche mi rassicurava dicendo: fidati di me. Mi fidai. Trascinato dal ritmo inesorabile dei suoi versi, stupefatto e felice come una barca che afferra la corrente e scende lungo il fiume, lo prendo per mano e lo introduco nel mondo segreto dell'aldilà. Scendiamo e il racconto piglia il largo. Quale poema ne viene fuori, selvaggio e coltissimo e intessuto della sapienza di molti secoli, eppure è fresco, primitivo, complesso e nitido, ogni dettaglio si armonizza all'insieme, eppure splende come lama di fuoco. Sono felice di esservi dentro, di contribuire alla sua genesi, lo scrivo anch'io, ne sono scritto. Ogni verso incide e consola l'anima. Il mio ruolo di padre e maestro cresce nel racconto, in cui sono sempre più invischiato, mentre il viaggio prosegue di meraviglia in meraviglia. Lo amo sempre di più, questo mio figlio che cresce, che si rivela più grande di me. Lui mostra quelle lacrime delle cose di cui le mie labbra avevano bevuto il sale. Giù, poi su, attraverso orrori indicibili, che lui dice bellezze ineffabili, che lui descrive di cerchio in cerchio, di balza in balza, attraversiamo la profondità dell'essere umano, fin dove nessuno si era mai spinto, e arriviamo in vetta a questa montagna. Un'altra selva, ma quanto diversa. E come nella prima selva era avvenuto il nostro incontro, così in questa avviene la separazione. Ogni selva è fatale. È destino che si sia perduti. Foresta, labirinto, simboli del nostro smarrimento. Lui ora, ormai disgiunto da me, sta tremando davanti al miracolo di quella donna. Io, dalla solitudine, non sento la dolcezza delle fronde, la morbidezza dell'erba, il profumo dei fiori, il canto delle acque. In questo luogo idillico che i poeti hanno sognato, vengo azzannato dal dolore mentre fuggo disperato. Da quest'albero a quest'altro albero, un passo dopo un altro passo, senza più nessuno al mio fianco, mi inseguo la desolazione al pensiero della discesa. Arrivo al termine del bosco dove i rami si aprono e m'acceca la distesa del mare. Mi volto indietro e non c'è che un muro d'ombra. Lo hanno chiamato paradiso in terra. Eden, età dell'oro. Non sono il primo a esserne scacciato. Se fosse amico il re dell'universo, lo pregherei. Aiutami a sopportare questo vuoto tremendo che si è spalancato nel mio cuore. Si riduce a questo, essere padre. Prodigare se stessi, poi farsi da parte, quando non si è più necessari. Il poema esige che si dimentichi di me, che tutto adesso sia pienezza d'amore per quella donna, che la beatitudine per loro due si sgrani cielo dopo cielo, come una rosa. Mi siedo sopra una roccia della montagna che mi è sempre stata estranea e all'improvviso è fredda e ostile. Chino il capo tra le mani e non stringo nulla. Non sono che ombra, vanità. Mi abbandona un lungo pianto. Sono solo. Mi sporgo sull'abisso e contemplo la roccia che devo percorrere a ritroso, scendere il monte balza dopo balza, tornare alla spiaggia, infilarmi in un cunicolo come una serpe della terra e dimenticare le stelle, le albe, i tramonti, risalire tutto l'inferno, dal ghiaccio al fuoco, tra i gemiti e le urla, fino a ritrovare il mio posto nel grigio da cui sono partito. Soffocare sotto una pioggia di sospiri, con la gola stretta in un nodo, sentire le pareti di sabbia che si richiudono su di me, come se nulla fosse successo, e non poter far nulla, non ispirare più nulla, non avere altro attorno e dentro di me che nulla.
Le mie lacrime mi fanno tornare in mente quando, appena l'altro ieri, io ho pulito il viso con le mani bagnate di rugiada. Aveva le guance annerite dal fumo dell'inferno e striate dal pianto. 2 giorni fa mi offriva la faccia perché vi cancellassi tutti i segni dell'orrore e della fatica, come un bambino quando si lascia pulire e mettere in ordine dai genitori. Ero spaventato dal compito che mi attendeva. Guidarli in questo regno sconosciuto, presentarla al cospetto degli angeli, sorreggerlo nella conquista di se stesso, nella sua scalata verso la libertà. Ma mentre gli lavavo le guance e poi annodavo un giunco attorno alla sua vita a mo' di cintura, cercavo di non far traperare il mio timore di essere inadeguato. Mi dissi: coraggio, qui in purgatorio conoscerai anime che sono superiori a te, perché destinate a una salvezza che tu non avrai. Qui ogni tappa sarà un traguardo per lui e una tortura per te. Per lui sarà come ritrovare la strada di casa, ma tu ti muoverai come un ospite che si trattiene per pochi giorni in una dimora che gli è estranea e dalla quale verrà mandato via. Le mie mani non tremavano nell'eseguire quei piccoli gesti paterni. Accarezzare il suo volto mi dava la forza di proseguire il mio lavoro di padre, anche se carente, debole, in terra straniera. Mi tremava il cuore. Mi dissi: non son degno. Poi mi dissi: farò del mio meglio. Andrò avanti come tutti i padri. Adesso le mie mani sono orfane di quel volto scabro e duro, di quel mento ispido di barba. Vorrebbero accarezzarlo ancora, ma tornano vuote. Le mani sono fatte per accogliere un viso. Senza quel viso non ho più mani. Fra poco tornerò a essere evanescente, spento, fioco, una seconda morte. La mia lunga sera inizia e non finirà mai più. Come posso tornare da dove sono venuto? Rassegnarmi di nuovo a quel torpore inquieto, a quell'angoscia livida, a quell'interminabile tedio. Ma di fronte a quante morti bisogna morire senza che si trovi pace? La coscienza sussurra: perché, recalcitri, Virgilio, non fai che prolungare il tormento, ritardando l'inevitabile? Non c'è nessun altro posto dove tu possa andare. Accogli con animo sereno ciò che ragione ti dice. La ferrea giustizia ti assegna. Ritorna nel limbo. Non sarà come rientrare a casa dopo un viaggio. Sarà come calarsi in una fossa, essere risucchiati da un gorgo, come quei vermi che vivono immersi completamente nella sabbia e non sanno dell'azzurro immenso sopra di loro, né di quell'altro azzurro del cielo che s'alza dal mare. Tu l'azzurro l'hai visto? Lo porterai con te mentre giacerai sul fondo, lotterai inutilmente per tenerlo vivo nella memoria, ma presto si cancellerà. E il cuore, questo cuore nuovo e pulsante che adesso fa così male, continuerà a battere per un poco, poi cederà. Il ricordo del viaggio compiuto al suo fianco basterà a riscaldarti, poi si spegnerà e tutto sarà come prima. Un battito fioco, più niente. L'eterno niente. No, no, io sono cambiato. Tutto quello che ho visto, che ho provato insieme a lui, mi ha reso un uomo diverso. Ho visto le braccia infinite dell'amore trarre su dal fango le anime per consegnarle alla speranza, alla fiducia, alla luce. Non me. Ho sentito la dolcezza del perdono stendersi come un balsamo su ferite rimarginate, non sulle mie. Ho visto occhi accesi di un desiderio di armonia e felicità che verrà esaudito, non per me. Ho conosciuto un'anima che grazie a me si è incamminata per il sentiero che porta alla salvezza, ma io ne resto fuori. Ho attraversato gli abissi della malvagità a uno, non ero io. Qui la montagna canta insieme alle anime che salgono verso il cielo. Non c'è aria, c'è solo morte nel baratro infernale. L'inflessibile giustizia che mi condanna al limbo mi appare adesso più aspra che mai e più dura e chinare la testa ai suoi decreti. La rispetto, ma non la accetto. Quella condizione è l'unica che mi resta, lo so bene. Tuttavia il mio cuore non può rassegnarsi di nuovo. Non più. Virgilio. Un fruscio che mi farà brividire. Una dolcezza improvvisa, un'ala mi sfiora, insieme al suo tocco mi arriva il suo profumo. Di che cosa sa questo essere? Tergi il tuo pianto, tu non sei solo Virgilio. La storia di Dante va avanti senza di te, ma la tua storia non è finita.
perché il poema generale continua. Ogni singola opera non è che una parte del poema più grande che tutto comprende, che sempre viene scritto. Si può uscire da una trama per entrare in un'altra e tutte fanno parte del disegno. Vuoi comporne tu adesso una parte? Oppure la componiamo insieme, ragionando io e te mentre scende la sera con calma. Non avere fretta di tornare dov'eri. Pensi che tutto sia finito, che ogni cosa sia stata decisa. Ma niente è scritto una volta per tutte. Siamo tutti uomini e angeli, vivi e morti, tutti. Siamo parte di un opus in fieri che si prolunga e si perfeziona. Parleremo del tuo destino, Virgilio, ma prima osserviamo il sole che piano piano tramonta nel mare. La montagna sospira e canta nella dolcezza di quest'ora. È un canto di speranza e di fiducia. Ascolta. Prima che calino le tenebre della notte, abbiamo il tempo di decidere la tua sorte. Ti porto un messaggio. Sei libero, Virgilio, di continuare la tua vicenda come desideri. Io ti aiuterò a scriverla. Una nuova storia, un finale aperto a tante possibilità. Sei stupito, lo vedo. Ma non devi dubitare delle parole che io ti riferisco. Sai quale ne è la fonte. Ma io la sento pura, non torbida, non mescolata a nessun detrito terreno. Io posso guardare il sole quando è in mezzo al cielo. Tu puoi osservarlo soltanto quando sta per tramontare. Così è per me quella voce. Tu ne hai udito un eco e ne sei spaventato. Ne hai scorto un barlume e ne sei accecato. Ti porto un dono magnifico, Virgilio. La libertà. Il tuo cuore trema, ma non sei tu quel Virgilio, il portatore della fiaccola che ha illuminato il cammino altrui? Il Virgilio che ha scalato la montagna? Non sarebbe da te rifiutare questo dono. Abbiamo sentito la disperazione. Il ritorno nel limbo non è inevitabile, è soltanto una delle strade che puoi decidere di percorrere. Se sceglierai di non tornare, non dovrai rifare tutto il cammino a ritroso. Ti sarà risparmiata la pena del viaggio. Scivolerai leggero, sulla mia ala volerai con me. Io ti poserò sul suolo infernale in un baleno, dolcemente. Ti basterebbe chiederlo e in un istante saresti esaudito. Ma so che non è questo il tuo desiderio. Se è la pace che brami, ti sarà concesso di dormire in vera pace per sempre. Potrei avvolgere il tuo spirito stanco e dolorante nell'oblio e nella quiete perenne. Ma rifletti bene. Cerca di capire che cosa vuoi davvero, Virgilio. Guarda dentro te stesso. Un dono inaspettato. Perché? La tua luce mi appaglia. La tua dolcezza stordisce. Il messaggio che mi porti mi riempie di sgomento. Sono arrivato fin quassù seguendo la trama ordita da un altro. Adesso mi dici che posso tessere da solo la mia trama. Mi offri la libertà di decidere come continuare la mia parte della storia. Vorrei solo sapere il limite. Qual è? Fin dove posso arrivare? Qual è il territorio che mi è precluso? Entro quali confini spazia la mia libertà di scelta? Ho bisogno di saperlo. Sono un uomo antico. Per me solo il limite ha senso e bellezza. Eppure, quanti limiti hai superato? Hai fatto dono di tutto te stesso. Ti sei rimesso in gioco al punto da ritrovarti di nuovo con un cuore. E gliel'hai offerto pur sapendo che te l'avrebbe spezzato. Tutto questo, Virgilio, non è passato inosservato dal luogo da cui provengo. La catena del soccorso, come tu l'hai chiamata, che si era stretta a favore di Dante, adesso si è mossa in tuo aiuto. La storia si ripete, il poema è eterno e ciclico. Non te ne accorgi? La situazione si replica. C'è qui davanti a me un uomo, un poeta, che si è smarrito in una silve, piange lacrime amare di dolore e di solitudine. Non scorge speranze davanti a sé.
ha bisogno che qualcuno venga in suo soccorso. Ed eccomi qui. Ieri era Dante, oggi sei tu. Domani forse toccherà qualcun altro, in un'altra selva, in un altro tempo, ma sarà un'altra storia. Anzi, sarà la stessa storia, ma con altri protagonisti. Allora c'è speranza, quella oscura, folle, impossibile speranza che tenevo chiusa nel cuore. Batte le ali come una farfalla appena uscita dal bozzolo. Vacilla ubriaca, ondeggia incredula, torna sui suoi passi per timore di cadere. Vola in alto, in cerca d'aria e di luce. La speranza vola. Oh mio cuore, se potessi raccontarlo a tutte le anime chiuse nel limbo. La speranza di ricominciare, di scegliere una vita, una via diversa, di diventare liberi. Se c'è una cosa che ora vorrei con tutto me stesso, è liberare anche gli altri dal loro carcere, aprire il limbo alla speranza, alla possibilità di una nuova vita. Come tu desideri, Virgilio. Il limbo, da questo momento, è aperto. Lo spazio che tu hai percorso, Virgilio, sarà accessibile anche ad ogni anima del limbo che lo desidererà o che verrà chiamata in aiuto da un mortale. E conforme alla volontà che mi illumina, risponda al desiderio celeste e ora il decreto viene attuato. Il limbo non è più un carcere o una condanna, ma un luogo dove se vorrai potrai trovare pace. Tu hai riscattato quelle anime con la tua generosità e con queste tue lacrime. Tu hai redento il limbo. Com'è possibile? Dicendo di sì alla missione che ti è stata affidata, hai posto le basi per la tua e la loro liberazione. Ogni tuo pensiero, ogni tuo gesto è stato seguito e valutato. Quando hai fatto scudo a Dante col tuo corpo, quando l'hai caricato sulle spalle, lo hai portato con te e ti sei aggrappato al corpo di Lucifero, anche in quel momento tutti gli occhi del cielo ti stavano guardando. Persino nel limbo vi era un silenzio pieno di attesa. Cosa hai provato ponendoti come scudo al male, accettando l'orrore di quel contatto, tu così gentile, tu il mite Virgilio, tu la dolce guida? Mi si era gelato il cuore. Cercavo di non mostrare il mio terrore perché lui non si spaventasse. Odiavo il mostro con tutto me stesso, ma non potevo soffrire che lui venisse a contatto con la fonte stessa del male, la sua carne fragile, il suo cuore caldo. Non avrebbero retto. Non è stato nulla di eroico. Sulla terra i padri lo fanno sempre, proteggono i loro figli. Se avessi potuto evitarlo, l'avrei fatto, ma arrivato a quel punto, non c'era altra scelta. Continuo perciò a non capire, dolce angelo, perché il mio comportamento ha potuto redimere il limbo fino al punto da annullare il decreto di condanna che ci relega all'inferno. Io lo so che la volontà divina non si lascia spiegare, se non possono farlo neppure le preghiere dei vivi. E quale preghiere potrebbero mai averlo chiesto? Come è potuto riuscirci il gesto di un morto? Ma le preghiere ci sono, Virgilio. I lettori del poema, commossi e tristi per la tua sorte, pregano affinché tu venga liberato. Il fuoco d'amore che leghi i vivi ai morti può addolcire la sorte ultraterrena come quello che lega un poeta ai suoi lettori. Mentre tu donavi te stesso, la decisione di mitigare la severa legge del limbo è stata presa. Le suppliche dei lettori hanno contribuito a rafforzarla. La tua domanda ha fatto il resto. Quando tu hai espresso il tuo desiderio di liberare il limbo, tutto era pronto e disposto a dire sì. Le preghiere dei lettori? Che cosa sento? Sono stato un poeta, un tessitore di musiche e trame, poi sono diventato personaggio, accettando il ruolo che Dante ha scelto per me, e adesso scopro che la mia sorte può essere modificata dai lettori nel momento in cui me ne rendi di nuovo padrone. Quale rete unisce i destini? Proprio quando ti senti più solo, sei una costellazione. In questa selva tu non sei mai stato solo. Tutti si sono commossi alle lacrime di Dante quando si avvede che non c'è più accanto a lui il suo dolcissimo padre. Tutti coloro che ti hanno visto attento e premuroso, saggio e indeciso, coraggioso e tenero. Il merito è suo. Lui mi ha dipinto così.
Dante ha messo i suoi colori su una tela già preparata. Ha scelto te perché tu eri il più degno. Ti ha scoperto leggendoti e ti ha voluto al suo fianco. E pensoso della tua sorte, ti ha lasciato andare via, in silenzio. Perché non torna a parlare di te, dicendo ai lettori che cosa farai dopo? Neppure una frase, un accenno. Accogli al tuo posto la donna amata, ma rendendo misteriosa la tua uscita di scena, ti dona un finale sospeso. Il primo, il più grande dei tuoi lettori, ti ha lasciato andare senza condizionare la tua sorte. Anche lui ha pregato per te. Potrò ripensare a Dante e a tutto quello che c'è stato senza dolore e rimpianto, soltanto con la gioia di esserci incontrati e voluti bene e la gratitudine immensa per avermi elargito quest'ultimo dono. E dopo di lui ce ne saranno altri, lettori, lettrici che crederanno in te e desidereranno nel loro cuore che tu sia andato incontro a un destino più degno. Dispiaciuti che fossi costretto a tornare nell'orribile cerchio dei sospesi. Che adesso non sono più tali. Oh, amici, compagni miei, quale gioia provo per voi! Quando sei sbucato fuori dall'altra parte a rivedere le stelle, tutto il limbo ha esultato. Stanno componendo poemi per celebrare la tua impresa. Tu, unico fra gli uomini antichi a vedere le stelle dell'altro polo, senza sfidare il divieto che lo proibiva. Ecco, osserva. Vedi quelle anime che stanno camminando laggiù, fra gli alberi, a piccoli passi, e si guardano attorno come se si fossero appena destati. Vedi con quanta meraviglia contemplano il verde di quell'erba. Paiono storditi e in silenzio osservano ogni cosa. Sono le prime anime del limbo che cominciano ad arrivare quassù, frastornate dopo il volo. Fra poco si siederanno per la notte, ma adesso sfruttano ogni residuo di luce per godere delle bellezze di questo paradiso terrestre. Altri adesso stanno camminando là, sulla spiaggia, e vedono Catone che si è ricongiunto con la sua sposa e il suo vecchio nemico, Cesare. Si stanno dando la destra in segno di pace. Tolomeo, Aristotele, Ipazia stanno contemplando in cielo e imparando il tracciato di quelle costellazioni nuove mai viste prima d'ora. Fidia, Apelle e gli altri artisti e scultori stanno ammirando i bassorilievi che ornano le balze del monte. Orazio si è seduto accanto all'amico di Dante, Belacqua, e insieme gustano la tranquillità della sera. Omero ha raggiunto Sordello nella valletta dei principi. Saffo, Catullo, Ovidio attraversano le fiamme insieme a Guido Guininzelli e Ornò Daniel. Tutti ormai sono confluiti qui, in questo regno dell'espiazione e della speranza. I loro cuori sono desti e accesi d'amore, di meraviglia. Di quante cose potranno parlare adesso? Molti desiderano vederti per esprimerti la gratitudine che provano per te, il loro liberatore, il loro redentore. No, no, ti prego, non potrei reggere il peso di tanta riconoscenza. Sono ancora così stordito dallo stupore e dalla gioia che non so cosa fare. Resta qui. Questa selva era nata per ospitare gli uomini innocenti allo stato di natura. E questo il luogo dell'elezione di tutti voi, nobili spiriti. Questa selva, Virgilio, è la tua casa. Quando parlavi dell'età dell'Orio, tu pensavi a questo posto, ricevuto come in sogno, in visione. Ma la sera non può prolungarsi ancora. La notte incalza. Tutte le anime della montagna stanno preparandosi al riposo. È tempo di trovare la pace. Non sarebbe un brutto finale questo, non trovi? Questa selva è la... è la mia casa. Questa o l'altra? Ora vedo il filo che mi collega a questo luogo e a questo tempo. Questo tempo che si avvolge su se stesso e poi mi supera. Ora vedo il mio compito qual è. Virgilio la guida, Virgilio le affiaccola, che illumina ad altri la strada. Rischiarerò la selva oscura. Riportami là, ti prego, là dove tutto è iniziato. Non è questa la selva che leggo come mia casa, ma quell'altra. Perché quella selva? Perché l'oscurità? Perché chiedi la selva oscura e non la spiaggia, non la montagna? La selva oscura è non un luogo arioso e sereno in cui trascorrere una dolce pace. Perché è nella selva oscura che c'è ancora bisogno di me.
Questo mi dice il cuore. Non sarà così brutto viverci. Quando il sole imbiancherà il colle, potrò salire sulla cima e spaziare con lo sguardo tutt'attorno. Di notte cercherò una radura e di lì vedrò scivolare la luna e i pianeti lungo le loro orbite. Conterò le stelle conosciute dalla notte dei tempi, e ripeterò i loro nomi, oppure ne darò loro di nuovi, se me ne verrà voglia. Durante il giorno strapperò qualche cespuglio e pulirò il terreno dalle sterpaglie. Quando troverò un fiore non lo coglierò, ma libererò il terreno perché quel fiore possa respirare e spargere i suoi semi. Un po' alla volta la selva oscura diventerà più gentile, meno spaventosa e intricata. Ne sarò il custode. E quando un uomo solo e pieno d'angoscia vi si aggirerà senza trovare via d'uscita e sarà assalito dalla paura e dal rimorso, gli offrirò il mio aiuto. Andrò incontro a coloro che si sono perduti, li proteggerò dalle belve e li consolerò dalla solitudine. Non cadranno nell'oscurità. Come vuoi. Avrai la custodia della selva oscura per tutto il tempo che vorrai. Potrai cercare di trarre in salvo coloro che saranno disposti ad ascoltarti e a seguirti, ma sappi che alcuni respingeranno il tuo aiuto, altri vi si aggrapperanno con la forza della dispersione, ma poi si allontaneranno da te non appena si illuderanno di essere salvi. Andrai incontro a delusioni e fallimenti, ricordatelo Virgilio. Non è forse il rischio che corrono i padri, offrire sostegni e guida in modo imperfetto, per figli imperfetti. Si può sbagliare, si può cadere, entrambi, si ama lo stesso, si ama di più per questo. Angelo, sono disposto a rimettere il mio cuore in gioco, a offrire me stesso a chiunque lo chiederà, perché le parole dette una volta possano vivere ancora la bellezza e la bontà. Possono trovare sempre più spazio là dove c'è tenebra e dolore. E così sia. Non trasformerai tutta la selva oscura in un giardino, no. La selva non può essere interamente redenta e le belve non cesseranno mai di abitarla. Ma già solo desiderarlo comincia ad addolcirla. E adesso la luce che informa la mia mente sta scrivendo un altro decreto a lettere d'oro. Hai aggiunto un altro petalo alla rosa eterna. Virgilio, tu sei ape e miele al tempo stesso. Che vuoi dire? Hai fabbricato il miele e il miele sei tu. Che cosa c'è di più dolce della salvezza? Non ti capisco, sento soltanto il dolce suono delle tue parole, parole piene di amabilità, di luce. Ascolterai la tua voce per l'eternità, ammirando il tuo volto. Eppure, devo chiederti di portarmi dove c'è il buio e le belve ruggiscono.
Ho visto la tua bellezza e te ne sono grato. Mi hai colmato di tale dolcezza che mi basterà anche se dovessi stare mille e mille anni nella selva oscura. Sarai nella selva, ma non sarai della selva. Un giorno forse ti stancherai degli uomini e di vederle vittime dei loro errori, dei loro peccati. Quel giorno io verrò da te e offrirò un'altra volta un passaggio sulle mie ali. Saluterai il bosco e le sue velbe, che forse avrai un po' ammansito. Ci staccheremo in volo e sorvoleremo la terra che tu potrai contemplare dall'alto nella sua sferica interezza, tutta bianca e azzurra nel buio del cosmo. Poi, quando sarai sazio di contemplarla, ti porterò più su, ancora più in alto, a un altro spettacolo che ti si offrirà. Cieli tersi come diamanti e cristalli, un fulgore gioioso e una musica dolcissima ti accoglieranno. Una gioia serena e incontaminata, che sempre si rinnova, ti pervaderà in ogni fibra. Conoscerai l'estasi di perderti in un fiore splendente, una candida rosa che mai cesserà di aprire i suoi petali. Lì, infine, ti sentirai a casa. Dimmi, angelo, vedrò Dio. Oh, Virgilio, tu l'hai già visto.